Noi studenti della quarta A dell'Istituto Professionale Giordani di Parma abbiamo deciso di affrontare il tema della tutela dell'ambiente redigendo il primo bilancio ambientale della nostra scuola. Per avere un supporto in questo percorso, oltre alle nostre docenti, ci siamo rivolti ad una società che da decenni si occupa di relazione tra impresa ed ambiente, la Ecoricerche SRL di Sassuolo. Il fondatore Roberto Bassissi si è subito dimostrato disponibile e ci ha guidati in tutte le fasi del progetto, offrendo preziosi suggerimenti. Con lui abbiamo verificato la possibilità di redigere il primo bilancio ambientale della nostra scuola. Prima di tutto abbiamo studiato le caratteristiche tecniche di un bilancio ambientale. La nostra scuola non aveva un sistema di rendicontazione ambientale avviato, quindi è stato necessario raccogliere tutti i dati relativi a consumo di acqua, energia elettrica, emissioni in atmosfera, gestione rifiuti e materie prime. È stato ipotizzato un sistema di rilevamento, raccolta e archiviazione tramite report periodici e tabelle di dati ambientali relativi alle aree di interesse. Abbiamo quindi eseguito sopralluoghi in tutta la scuola per conoscere la disposizione dei punti di approvvigionamento, erogazione delle risorse e discarico dei rifiuti. Come obiettivo principale avevamo in mente di progettare una base di dati e una raccolta al fine di creare per gli anni successivi un bilancio ambientale da redigere, con lo scopo di mettere a disposizione delle classi future. Come sottobiettivi abbiamo avuto l'opportunità di avere una collaborazione diretta con un imprenditore e ci siamo potuti confrontare con personale scolastico al di fuori dei docenti. L'implementazione di tale sistema, il nostro istituto tra 12 e 24 mesi potrà redigere un bilancio ambientale, mettendo così a disposizione degli stakeholder le informazioni relative all'impatto che l'istituto ha sull'ambiente e quanto riesce invece a restituire allo stesso. L'obiettivo è ottenere un miglioramento della situazione futura, rispettando maggiormente l'ambiente e garantendo maggiore qualità e sviluppo sostenibile. Molto importante per noi è stata l'esperienza di presentazione del nostro lavoro all'evento Youth and Experience Project 2020-2021, che si è svolto in giugno 2021 nell'azienda Errea di San Polo. In conclusione, questo progetto è stato una prova di realtà che ci ha portato ad accrescere la capacità di problem solving e la responsabilità personale e di gruppo, sia nelle consegne che nel rispetto delle tempistiche date. Le maggiori difficoltà incontrate sono state la mancanza di dati e il lavoro svolto quasi totalmente da remoto. Queste difficoltà ci hanno permesso di sviluppare di più le nostre competenze informatiche e spinto a relazionarci con professionisti in contesti aziendali. Competenze che intendiamo sviluppare e sfruttare nella nostra vita futura.